Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo delle leggende sui folletti pugliesi. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. In Puglia le leggende sui folletti non si contano. Questi esserini presenti nel folklore di tutto il mondo, seppur con nomi e caratteristiche morfologiche differenti, in Puglia vengono denominati in modo diverso in base al dialetto locale. Questo perché nella specifica regione non esiste un solo dialetto, ma tanti dialetti che differiscono moltissimo tra loro, al punto che un barese non comprenderebbe nulla del dialetto di un salentino e viceversa, e probabilmente entrambi capirebbero ben poco del dialetto foggiano, quindi sarebbe per loro quasi incomprensibile. Non esiste il pugliese, ecco, diciamo così. I folletti quindi in Puglia vengono denominati lauri, laurieggi, uri, scazzamurrieggi, scazzuggi, monachicchi, avurie ed altri nomi simili che differiscono solo per la pronuncia dei medesimi in base alla zona geografica specifica. Questi folletti sono descritti come esseri piccolissimi, alti poco più di 20 centimetri, con corpo tozzo, arti esili e molto lunghi in proporzione alla loro statura. Sarebbero vestiti in vario modo, ma comunque sempre con abiti molto umili. In testa avrebbero sempre il famoso cappello a punta di colore rosso, marrone o verde, oppure un cappuccio simile a quello, di una toga monacale. I folletti sarebbero esseri in carne ed ossa, tangibili, consistenti, ma capaci di rendersi totalmente invisibili all'uomo, riuscendo comunque ad interagire sul suo piano fisico, magari per fare qualche dispetto, come rompere qualcosa, liberare il bestiame durante la notte, intrecciare le criniere ai cavalli e così via. Sarebbero in grado di apparire anche nei sogni degli uomini e di interagire con loro in questa fase. Il loro carattere è descritto in modi molto differenti: per alcuni sarebbero pacifici e molto generosi, per altri pericolosi e malvagi. Altri ancora li ritengono molto molto suscettibili e vendicativi. Questi ultimi consigliano vivamente di non offendere mai uno di questi esserini, perché potrebbero essere le ultime offese della propria vita. Si narra che un pastore nel Basso Salento ebbe un'esperienza molto singolare con un folletto da lui denominato Scazzamurrieggio, perché così viene chiamato nella sua zona. L'uomo, ad oggi anziano, raccontò di aver vissuto buona parte della sua vita in una fattoria e per un certo periodo di aver assistito, suo malgrado, ad un fenomeno veramente bizzarro. Ogni notte alla stessa ora il gregge di pecore scappava dalla stalla per essere poi ritrovato a pascolare poco distante dalla stessa fattoria, in modo composto ed ordinato, come se un esperto pastore stesse effettivamente vigilando e badando alle bestie. L'uomo, intenzionato a risolvere l'arcano, si mise d'impegno e dopo un po' di tempo, in cui il fenomeno non si arginò, quindi il fenomeno si ripeteva abitualmente, scoprì che la causa era da attribuirsi al piccolo folletto. Era lui che ogni notte portava gli animali al pascolo. La certezza la ebbe proprio in una magnifica notte d'estate, quando, uscendo in tarda notte per ritirare il gregge per l'ennesima volta, gli parve di intravedere la fugace figura del folletto, che scomparve in un istante, accompagnato da una buffa e sonora risata, quasi come a voler prendere in giro il pastore, in quell'occasione. Differente è invece la seconda storia che ascolterete di seguito. Una ragazza scoprì che da qualche settimana un folletto dimorava nel suo fienile. Ora, non chiedetemi come, perché diciamo la leggenda non lo specifica. Decise di far finta di nulla, anche se era perfettamente consapevole che il folletto aveva capito da tempo di essere stato scoperto.
tutto sembrava filare liscio, ma la donna commise un grande errore: chiese al folletto una somma di denaro, pur non avendone stretta necessità. Per tutta risposta il folletto si adirò, dicendo: «Mi permettevi di usare il tuo fienile solo per ricavarne interessi?» Con queste parole scomparve e non si fece più vedere dalla donna. Continuò però a farle scherzi e dispetti. Gli rompeva i vasi, gli rompeva i piatti, gli buttava a terra i bicchieri, le bottiglie, la faceva svegliare di soprassalto nelle ore notturne, gli annodava, i capelli. Insomma, i dispetti andarono avanti per mesi, fino a quando, l'esserino decise che la lezione poteva essere sufficiente. Il ritratto che il popolo fa di questi folletti è abbastanza confuso, soprattutto in Puglia. Amanti della natura, legati alla campagna, infatti dimorerebbero spesso in vecchi fienili, chiamati pagliari in Puglia, o in frantoi ipogei, sotto le antiche masserie abbandonate. Sarebbero elargitori di doni oppure di punizioni in relazione al comportamento del singolo essere umano. Potremmo affermare che questi esseri abbiano un carattere neutro, ma piuttosto scherzoso e anche irascibile, visto che la maggior parte dei dispetti e dei disastri a scapito degli uomini, potrebbero essere visti come scherzi, magari di cattivo gusto, però raramente, diciamo, questi scherzi sfocerebbero in guai seri. Poi c'è l'avurie o avurie o aurie. Questo sempre in base alla pronuncia, che è diciamo, un folletto protagonista di una credenza popolare molto diffusa, soprattutto nella provincia di Taranto e in particolar modo presso Massafra, anche nel borgo antico di Taranto. È un folletto che apparirebbe di notte, soprattutto verso l'alba, assumendo le sembianze di un gatto con un cappello. È un fatto molto molto bizzarro e interessante. Anche questo avrebbe la malsana abitudine, come molti altri folletti della tradizione folcloristica italiana, di poggiarsi sul petto del malcapitato di turno, causandogli apnea e paralisi notturna. Stessi sintomi attribuiti agli incubi romani, esseri demoniaci che avrebbero vessato gli uomini e le donne nell'antichità, probabilmente una credenza tramandatasi poi nel folklore dei folletti nostrani. Della figura del folletto, diciamo in generale, parleremo in maniera magari più approfondita in un successivo video perché c'è veramente tanto, da dire. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi invito a condividere i video del nostro canale.